Guarda, premesso che se mi fai fare una veloce premessa, visto che avete cominciato con il calcio, io sono stato anche un direttore dello sport, in Italia non si dimette nessuno, neanche dopo Italia-Svezia, ti ricordi Ventura e Tevecchio si dimisero, io feci un editoriale e mi criticarono, poi sull'onda della arrabbiatura, diciamo così, una film popolare, si dimisero. La seconda tradizione italiana è la non coscienza, cioè io ho quella casa, è mia, ci abito, ma non lo sapevo, e c'è uno stipendio lì, non lo sapevo, quello non l'avevo visto, è una cosa tipo psicanalitico. Fatti queste due premesse. Scusa, ma si dovrebbe dimettere per tetridico? Ma secondo me sì, ma ti spiego perché però, perché cioè in questa vicenda ci sono due aspetti, una tecnica, un aspetto tecnico e un aspetto simbolico. Considera che almeno secondo me l'aspetto simbolico in politica è importante quanto quello tecnico. Le spiegazioni del perché di questo stipendio sono razionali, sono anche accettabili, sono anche credibili. Adesso io ho sempre pensato, l'ho pensato anche per i politici, che se uno ha mandato una delega dai cittadini o da un governo, lo fa bene il suo lavoro, perché non deve essere pagato adeguatamente? Quindi non può essere odiato a priori il politico, non può essere antipatico a priori il manager critico. Però c'è un aspetto simbolico che riguarda proprio la comunicazione. Allora, perché l'ha detto poco fa? È stato detto poco fa. Se tutto era così semplice, se tutto era così normale, perché non è stato detto prima, perché non è stato detto con chiarezza, perché non è stato rivendicato politicamente dagli stessi politici che gli hanno dato questo mandato. E allora è lì l'aspetto, diciamo, fangoso, come dicono i colleghi, perché simbolicamente il manager critico è associato da mesi a qualcosa che non va come manager. Io non so adesso sui numeri della cassa integrazione, ma la cassa integrazione non è arrivata agli italiani nel momento di massima emergenza. Cioè io parlo di aprile, Me maggio, lo quando si mettete il numero faticava. preciso di quante devono No, essere ma ancora pagate? È sì, importante. però al di là di quanto, però Mirta, al di là di quanti devono essere pagati oggi, molti non sono stati pagati nel momento in cui non c'erano i soldi per il latte per i figli. Siamo chiari, nel È momento in così. cui c'era veramente il dramma. Poi c'è stata la storia della rivelazione estiva, secondo me molto molto torbida, diciamo così, dei bonus presi dai politici. Allora, se c'era una norma sbagliata, perché non è stata corretta? E se ci sono stati politici che l'hanno preso, perché non è stato detto prima della campagna elettorale delle regionali? Terzo, è la paternità del reddito di cittadinanza. Vado veloce, non mi sembra un successo politico, perché Conte ha annunciato che rimetterà le mani a quota 100, ma mi sembra di aver letto dai titoli dei giornaloni che rimetterà mano anche al reddito di cittadinanza. E allora è lì il problema simbolico. Di fronte a tutto questo si scatena la polemica politica. E Allora, mi allora su pare che hai questo. fatto un quadro abbastanza completo.